E eccoci, primo si tempare, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta che sulla pagina Facebook, ogni rientro alla pubblicità mi faccio pubblicità, come giusto sia. Il tema l'avete visto, economia in crisi per quanto riguarda il coronavirus. Siamo andati tra l'altro al presidente degli albergatori che si chiama, aspettate, Emanuele Boaretto, sentiamo cosa dice. Il coronavirus ha creato non pochi danni per il settore termale. Quali sono stati questi danni? Ma sicuramente il coronavirus ha creato gravi danni dal punto di vista economico, perché dal punto di vista sanitario siamo fortunati e godiamo anche di una certa serenità all'interno delle nostre strutture. Tutto funziona, siamo seguiti dai nostri direttori sanitari, abbiamo il personale che è preparato. E quindi effettivamente l'unica cosa che noi stiamo pagando e subendo è il danno economico innescato dalla spettacolarizzazione delle notizie che nei giorni seguenti al primo caso hanno riempito pagine di giornali e televisione. Ma oggi, dal punto di vista della tranquillità e della serenità, non abbiamo nulla in meno rispetto a prima. Danni economici che possiamo quantificare, e adesso che si sta protraendo questa ordinanza di un'altra settimana, che cosa succederà per il comparto? Ma i danni economici per noi ormai si stanno delineando fino a fine praticamente maggio-giugno, anche luglio e agosto abbiamo già delle disdette, quindi i danni per noi sono del 100%. Che cosa chiediamo noi all'amministrazione centrale del nostro governo, del nostro Stato e a cascata passando per regioni e comuni? Chiediamo semplicemente una cosa: se non stiamo lavorando non possiamo pagare nulla di quello che normalmente viene chiesto alle aziende. Quindi il governo deve azzerare completamente tutti i tributi e le tasse che gravano sulle imprese. Perché vede, se noi lasciamo le imprese con delle energie, possiamo pensare che al momento che passerà tutta questa confusione, questa difficoltà che noi stiamo vivendo in questi giorni, le imprese avranno la possibilità di ripartire, altrimenti il settore subirà un gravissimo danno che sarà difficile, veramente difficile, poter pensare di superare. Vi siete incontrati tra albergatori per trovare una strategia comune per far fronte a questa epidemia che vi ha danneggiati, quindi a far fronte a una ripresa veloce? Sì, ci siamo incontrati tutti insieme venerdì, e quasi la totalità degli operatori del settore. Che cosa abbiamo deciso di fare? Innanzitutto di rimanere uniti e di prepararci quando terminerà questa emergenza con un grande piano di azione promozionale sui mercati, normalmente di, diciamo, quelli che frequentano le terme e soprattutto qui in Italia. Certo, non è facile ora, oggi, delineare un concreto progetto di promozione per ripartire, ce la metteremo tutta come sempre, però contiamo che il nostro governo, la nostra regione, i nostri comuni ci stiano al fianco, perché se noi riusciamo a tenere le imprese vive, teniamo i lavoratori occupati e teniamo il tessuto socio-economico in equilibrio, allora possiamo pensare veramente di aversela fatta. Se non metteremo insieme queste unità, queste competenze, queste energie, se non le metteremo tutte insieme, sarà veramente difficile. Santo Cono, Bui, Bertin, tutti voi chiedono soldi, insomma tutti giustamente, per venire fuori da questa situazione. C'è poco da fare, mi sembra di capire da quello che dichiarano i responsabili dei vari settori. Santo Cono, Bui. E se la Gianchi fa la guerra, cioè abbiamo, senza soldi non riusciamo praticamente a produrre, quindi è fondamentale da questo punto di vista che ci sia un supporto. Certo, ovviamente quello che è stato prefigurato dal Presidente degli albergatori sarebbe una cosa stupenda, ma sarà difficile da realizzare, ma quantomeno una distribuzione delle tasse magari su più anni, di quest'anno, magari su più anni, per consentire ovviamente di avere un attimo di respiro per gli imprenditori che sono nelle condizioni di
puntare a una ripresa, perché hanno la forza, hanno le risorse, la capacità e anche il personale in grado di far crescere e recuperare le loro aziende. Questo io immagino che si possa fare, e questo secondo me noi dobbiamo auspicare. E ovviamente anche il sistema bancario è quello che deve soprattutto dare una mano, perché da questo punto di vista, se non sono loro che sostengono le imprese, se dovessero applicare quelli che sono i protocolli della Banca Europea, automaticamente un'azienda va in crisi, bisogna chiudergli, gli si chiude il credito. A questo punto è la morte. Secondo voi, Presidente Bui, questo che sta accadendo a livello economico, è difficile da riuscire a capire quando ne verranno fuori tutti le dette e i lavori da questa situazione? Semplifico, cioè viene crisi, lo Stato, gli amministratori aiutano ovviamente le aziende e tant'altro. Quanto tempo durerà questa emergenza secondo voi? È stato fatto un calcolo oppure è difficile da prevedere oggi com'è oggi la situazione? Guardi, è troppo presto per capirla, oppure avete già un'idea più o meno quanto durerà questa crisi? Non c'è un'idea, l'emergenza sanitaria durerà penso fino all'estate. No, non parlo a livello sanitario, parlo momento in cui il virus perderà la sua forza. A livello economico? A livello economico dipende dalle reazioni che riusciamo a mettere in atto subito. Dobbiamo avere una reazione che non è solo quella dell'emissione del denaro fresco, benissimo, ma dobbiamo metterci anche le idee. Io dico sempre che spesso non è solo una questione di denaro, è una questione di ripensare un po' anche al tessuto economico. È quello di valorizzare e parlare bene del nostro territorio, parlare bene delle nostre eccellenze, dirci capaci di affrontare le sfide dell'economia globale, dirci che abbiamo prodotti che oggi possono andare in Europa e non hanno niente da invidiare, dire che la provincia di Padova e il Veneto sono regioni che oggi ce la possono fare. Sì, mettere un'immagine positiva. Se posso dire, certo. Cioè, questo è un effetto a cascata, no? Perché molto probabilmente se la tassa di soggiorno non arrivano più ospiti negli alberghi, quelle sono salterà, le reazioni economiche. E quindi salterà anche i bilanci dei comuni, perché chiaramente la tassa di soggiorno incide anche nei bilanci dei comuni. E quindi se il nostro socio di maggioranza, che è lo Stato, okay, se io ci rimetto e non guadagno, tu che sei socio di maggioranza, non puoi dirmi me li darai più avanti, non te li do, perché non li ho. Questa è la verità. Allora dobbiamo partire da un presupposto. Abbiamo subito un danno economico tutti in questo Paese. Il governo deve intervenire drasticamente. Non può dire sospendiamo, me li darai più avanti. Non te li do perché non li ho guadagnati. No, Patrizio, ma sulle iniziative del governo siamo tutti d'accordo. Devono essere immediate. Però farà questo, farà questo perché mi sembra sia chiaro come ragionamento. Lui dice, Bertin dice, la situazione è questa, oggi è inutile che il governo ti presti dei soldi, te li deve in parole povere regalare vista la situazione. Devono rifare il governo farà questo, io la vedo dura. Io penso questo, che devono rifare una finanziaria se oggi si stanno... ma li regalerà. La domanda mia è, voi, su quello che dice Patrizio Bertin. Bertin dice, ok, ci sono aziende in difficoltà, per ripartire devono dare i soldi senza un ritorno, perché non li avranno, perché se c'è crisi e non lavorano non li avranno. Secondo lei il governo ha questa idea oppure sarà lontano mille miglia da questa idea? Un po'. Perché il ragionamento è stato chiaro. Cosa succede a Roma in questo momento non lo so. È certo che non può non ascoltare le richieste che vengono dal territorio e non può pensare che siano richieste fuochi di paglia, devono essere interventi strutturali anche di lungo termine. Le richieste sono state chiare, Bertin è stato chiarissimo in quello che ha detto, quindi io presumo che il governo farà fatica a accettare la richiesta di Bertin così papale. Secondo lei, Santo Cono? Beh, l'ho detto prima. È difficile. Non è mai successo neanche con terremoti epocali che noi abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni nel nostro paese. Alla fine hanno fatto delle dilazioni. Quindi alla fine molte aziende chiuderanno nel ragionamento che fa Bertin.
Ma allora io penso che si possano distribuire in un'azienda quando ci sono delle perdite, delle sopravvenienze passive, se l'azienda ha dei buoni fondamentali, in pratica si cerca di distribuirli su più anni in maniera da assorbirle. Allora io credo che queste cose qua si possono fare consentendo, diciamo, alle imprese di distribuire quelle che sono, diciamo, le tasse che devono essere pagate allo Stato, distribuirle in più anni in maniera che in qualche modo riescono ad avere... Potrebbe essere sufficiente, Bertì? No, perché capisco, per un semplice motivo, perché le aziende non hanno i tempi tecnici del governo, le aziende hanno bisogno oggi, perché stiamo anche a pensare che questo ritarderanno tutte le infrastrutture che abbiamo bisogno, perché noi abbiamo bisogno di infrastrutture in questo territorio. Non ci sono infrastrutture, però verranno anche, secondo il mio punto di vista, bloccati tutti questi lavori pubblici. Perché? Perché dovranno fare iniezioni nell'economia del territorio, dovranno promuovere le aziende, sono aziende che sono bloccate, sono dipendenti che non vanno a lavorare, c'è un sistema che non sta funzionando. Allora, bisogna capire come si deve intervenire. Io dico una cosa solo, qui non c'è più un aspetto politico, è un aspetto tecnico. Ma questo sistema, mi scusi la curiosità, non funziona da 10 giorni a sta parte o era già a mo' che non funzionava? Sì, avevamo sempre quella speranza che si rimettesse in moto la macchina. Adesso la macchina è da rottamare, quindi dobbiamo ripensare una macchina nuova, questa è la realtà. Allora, adesso bisogna dire bene cosa bisogna fare. Qui la politica deve un po' calarsi nei panni anche delle imprese, capire che un paese diventa forte quando ha delle imprese che funzionano bene e che sanno dare un PIL importante al territorio. Se non facciamo questo e facciamo solo politica, ok? Il presidente Bui parlava sempre di siamo più a caccia di consensi che a fare le opere, facciamone tre, diceva. Giusto Fabio? Facciamo tre, ma facciamole. Questo paese non sta ragionando in questo modo e questa è la mia paura. Deve ragionare in maniera molto più concreta. Dobbiamo guardare il PIL del nostro territorio. Se il PIL funziona, capito, però, risolviamo tutto. Come diceva Santo Coro, se lo Stato ha bisogno anche di introiti, se ragiona così deve solo dare nelle tre regioni che sono trainanti per quanto riguarda l'Italia. È un po' difficile, insomma. Basterebbe un po' di... Approfitto dell'occasione. Lo sapete chi è il maggior produttore al mondo di mele? Mele? La Cina, certamente, che ne mangiano molte. Poi c'è l'Italia e poi c'è la Polonia. Produttore o consumatore? Produttore e consumatore. Perché fortuna ne mangiano tanti, perché se esportassero loro sono veramente forti. L'Italia di ortofrutta vive esportando due prodotti, le arance e le mele. Ebbene, noi stiamo aspettando da anni e anni e anni un timbro per poter esportare le mele in Cina, perché i cinesi vengono, fanno dei controlli molto selettivi e siamo riusciti da poco a esportare l'arancio siciliano e non solo. Le imprese non sono ancora pronte e fanno fatica. Chi è che ha fatto il timbro veloce? La Polonia. Ebbene, la Polonia sta invadendo di mele il mondo, la Cina, e noi siamo qui che aspettiamo un timbro. Adesso la dico, sto andando oltre il coronavirus. Questo serve, perché i nostri imprenditori, melicoltori del Trentino, eccetera, sono i più bravi al mondo, perché la mela italiana è potentissima. Potremmo mandarla anche direttore, in Cina, perché ci sono treni che fanno 18 giorni adesso, possono arrivare in Cina la mela dura, perché io spero di rilasciare i ponti con loro presto, veramente, perché ne abbiamo bisogno, più noi che voi. Però dopo c'è ancora quella maledetta parola che è la burocrazia. Ha toccato un tasto. Ahimè, direttore, ha toccato un tasto che, ahimè, sono d'accordo, siamo tutti d'accordo. Ecco, qui la burocrazia, anche qui i politici dicono la burocrazia è colpa dell'altro, di quell'altro, di quell'altro, non la tolgono mai, aumenta. Per esportare le pere in Canada, 10 anni. Per avere la pratica, 10 anni. Adesso le stanno mandando, ma sono in ritardo perché magari l'Argentina ne sta esportando di più. Sono d'accordo con lei. E ne potrei dire tanto. Lei pensi che io ho problemi di sanità così, l'ospedale a Padova, forse molto probabilmente morirò prima di vederlo crescere, dunque immagino la burocrazia che cosa ha fatto e cosa continua a fare. Sono d'accordo, però se i politici non cambiano questa cosa e difficilmente la cambieranno, qui in Italia diventa tutto più difficile, chissà che qualcuno la cambi. Ma non voglio entrare in questo sistema perché non ne veniamo più fuori. Santo Cono sorride. Credo condivida anche lui questa cosa o no, credo sia sacrosanto, insomma, al di là di tutto. Noi siamo andati anche dal direttore dell'azienda ospedaliera Luciano Flor a sentire come sta gestendo questa emergenza, così sentiamo anche dal punto di vista sanitario, ascoltiamolo.
L'ospedale civile di Padova è il centro nevralgico della battaglia contro il coronavirus nel territorio veneto, un ruolo che sottopone l'ospedale ad una particolare pressione perché oltre a dover amministrare le richieste di tamponi e i ricoveri legati al nuovo coronavirus, la struttura deve continuare ad erogare le normali prestazioni sanitarie. Per ora nessun reparto è stato penalizzato a livello di personale, nonostante la grande richiesta, ad eccezione di chirurgia, leggermente ridimensionata. Uno sforzo doppio che l'azienda ospedaliera di Padova sta sostenendo anche grazie all'aiuto della Protezione Civile. Gestiamo distinguendo la fase di ricovero dalla fase di ambulatorio, di visita, di screening, di primo soccorso. Per questo ci siamo organizzati attrezzando un'area dell'ospedale con delle tende della Protezione Civile in cui vediamo tutti i pazienti, in cui siamo in grado di fare diagnosi dal tampone alla radiografia, in modo tale che in ospedale entrano solo i pazienti che si ricoverano. Selezioniamo tutti i giorni una quota di pazienti positivi che vengono rinviati al domicilio se non sintomatici, che vengono ricoverati se sintomatici importanti, oppure che vengono rinviati al domicilio senza nessuna diagnosi, perché non serve fare il test, a quelli che non hanno nessun sintomo restano solo 2 settimane a casa in osservazione, cosiddetta quarantena di 15 giorni. Insomma. Oggi abbiamo 6 ricoverati in terapia intensiva, tutti in isolamento, quindi direi al sicuro. Ci stiamo organizzando per destinare una rianimazione esclusivamente a questo tipo di malati. Allora, abbiamo sentito pochi, l'intervista era di ieri per correttezza di informazione per i nostri telespettatori, perché ad oggi magari se qualcuno ha aumentato chiediamo scusa, ma l'intervista l'abbiamo fatta ieri. E possiamo dire tutti che la sanità è una bella cosa, funziona bene qui da noi, almeno siete d'accordo in questo, su questo, voi, Santocono? Assolutamente sì, ma mi sembra che oggi sui giornali si parli di un articolo del Newsweek che riconosce che la sanità veneta è tra le migliori al mondo. Su questo siamo d'accordo tutti. E Padova è uno dei 10 ospedali migliori. Esattamente. Siamo d'accordo tutti, vero, su questo, almeno tocchiamo tutto quello che c'è da toccare, siamo tutti d'accordo per quanto riguarda la sanità, sia una sanità. Vedo Bertini un po' contento, non sulla sanità, proprio sulla situazione, un po' arrabbiato, no? No, io devo fare il lavoro che sono stato chiamato a fare, quindi devo chiaramente portare tutte le preoccupazioni che ci sono nel mondo oggi dell'economia della nostra città soprattutto, ma anche in tutta la nostra regione, perché ricevo telefonate anche da Belluno che sono preoccupati perché hanno degli impegni importanti, i campionati del mondo, dicono se arriva anche qua cosa succede, se sospendono i campionati del mondo per noi è una tragedia, quindi c'è una situazione, Venezia ieri era deserta per dire, e quindi io sono preoccupato da questa situazione qua, dobbiamo sbloccare questa situazione, abbiamo sentito anche Flor che ha dato dei messaggi insomma non catastrofici, quindi dico bene, osserviamo tutte le regole, siamo ligi alle regole, però viviamo. D'accordo, andiamo a pubblicità anche noi, che ci serve anche questa tra poco.